questa nuova puntata di Ruolate, sempre ambientata, o meglio, che ha come protagonista Eden Gate, il live ambientato nel gioco di ruolo, nell'ambientazione di Cani nella Vigna. Quindi, nel precedente video, che vi lascerò qui a fianco, vi avevo introdotto, vi avevo detto una piccola gag, però non ero andato nello spoiler. A questo giro, invece, si andrà a spoilerare un po' di robe. Quindi, attenzione, se siete incuriositi dall'evento e tutto il resto, io vi ricordo che la Forgia del Tempo è interessata a riportarlo. Quindi, se vedete questi video, potreste ricevere diversi spoiler. Il primo video e il Road 2, che vi lascio anche qui sotto, invece non hanno nessuno spoiler, quindi potete vederlo senza nessun rischio, eccetera, eccetera. Mentre questo, in questo inizieremo a dire degli spoiler, inizierò a dire soprattutto sul mio personaggio, quello che erano i legami del mio personaggio, ma ovviamente andremo anche su degli spoiler in generale, quindi fate attenzione, io il disclaimer ve l'ho messo. Dopodiché sta tutto in mano vostra. Salve, fratelli! Salve! Glielo hai detto tu che siamo fratelli? Io? Chi lo conosce? È il Signore che vi manda da noi! No, passavamo di qui per caso! Allora, Eden Gate, come vi avevo anticipato nella precedente puntata, nel precedente episodio, ovviamente era un evento basato moltissimo sulle relazioni, su quelli che sono i problemi di relazione, i problemi che si vanno a creare tra le persone, tra le famiglie, perché Eden Gate di questo trattava, delle varie famiglie presenti a Eden Gate. E ovviamente, essendo un live pensato per 50 passa giocatori più lo staff, ovviamente i legami erano tantissimi, i problemi interni erano tantissimi, quindi non vi andrò a raccontare tutto, ovviamente. Vi racconterò giusto alcune cose mie personali. Allora, prima di tutto devo anticiparvi un pochettino quelli che erano effettivamente i peccati con cui partiva il mio personaggio. Il personaggio di Iram partiva con un grosso peccato reiterato, un grosso peccato per quello che ovviamente è il pensiero e il concetto all'interno dell'ambientazione, per quella che è la dottrina del re della vita. Lui praticamente iniziava con un peccato di sesso carnale. In pratica lui, da giovane, si era innamorato di una donna del paese, Magdalena appunto, e voleva fare le cose per bene, aveva quindi fatto in modo di richiedere il permesso di sposare Magdalena. Solo che gli era stato negato e, oltre ad averglielo negato, poco dopo il sovrintendente del ramo di Eden Gate gli aveva proposto di andare all'est, appunto a studiare per diventare contabile. Questo ve l'ho già spiegato nel primo video, il mio ruolo all'interno dell'economia, letteralmente, del villaggio. Quindi gli aveva proposto questa cosa e lui aveva deciso di accettare, perché comunque soffriva e non voleva più restare lì, se non visto che gli era stata negata la possibilità di sposare appunto Magdalene. La sera prima di partire però Magdalene era venuta a trovarlo e, gira che ti rigira, erano finiti a letto nel bosco, quindi un letto di foglie. Sta di fatto comunque che in una comunità rigida e soprattutto con delle regole molto ferree su questi aspetti della vita, ovviamente quello era considerato un peccato. Subito dopo era partito, sebbene si erano lasciati con la promessa che si sarebbero continuati ad amare. Bene così. Facciamo un salto in avanti di svariati anni, perché comunque Iram rimane per diversi anni nell'est per studiare, dopodiché ritorna e Magdalene si è sposata. Scopre che Magdalene si è sposata con un'altra persona, una persona della casa di Aaron, che era una delle altre famiglie di Eden Gate, e aveva un figlio con il marito Gabriel. A quel punto Iram decide che ovviamente non vuole dargli più dagli problemi, semplicemente Magdalene però torna a trovarlo e praticamente in realtà ricadono nello stesso identico peccato, e a quel punto c'è anche un tradimento di mezzo, perché ovviamente lei ha tradito il marito e quindi si creano ovviamente anche quel peccato.
Terza cosa, a quel punto Iriam decide comunque di sposare un'altra donna perché comunque vuole smettere di mettere in pericolo Magdalene, che potrebbe essere ripudiata dalla sua famiglia, potrebbe anche subire delle grosse ripercussioni, e quindi decide di sposare Helen, donna che lui non ama come Magdalene, nel senso di un amore infantile, un amore, diciamo, quel colpo di fulmine, quell'amore travolgente, passionale, ma che in realtà comunque lui ama e a cui vuole bene. Cioè, non è un matrimonio così a cavolo che lui fa, è comunque la persona a cui lui vuole bene, che ama, semplicemente in maniera diversa rispetto a Madeleine. Questo era un po' il problema. A questo si aggiungeva un'ultima cosa. Il figlio di Madeleine e Gabriel in qualche modo assomigliava molto a Iram. E dopo l'ultima volta che si erano visti, erano finiti di nuovo a fare all'amore, e di nuovo Madeleine era di nuovo incinta. What a twist! Quanto pare era un ciuchino. Però questo era il principio, cioè nel senso che si era inguaiato da solo con le sue mani e ovviamente voleva tenerle bene, voleva proteggere chiunque, voleva proteggere sia sua moglie, Helen, che tra l'altro era maltrattata da suo padre Malachi, perché Helen era di casa Bradford, una famiglia venuta dall'est, quindi considerata impura, eccetera, eccetera. Quindi Malachi la disprezzava, la trattava male, invece Iram cercava di la voleva trattare bene, la voleva proteggere. Dall'altra parte voleva aiutare in qualche modo anche Magdalene, perché durante l'inizio dell'evento praticamente lei sta male per colpa di quella piaga di cui ho parlato sempre nel primo video, e così anche suo figlio, e quindi in realtà il possibile figlio di Iram, stavano entrambi male, entrambi avevano questo morbo, e quindi c'era questo senso di colpa. Ma non bastava. Se vi ricordate, vi ho pubblicato qui la foto della famiglia felice di casa Jared. Beh, diciamo che le relazioni non erano delle migliori in questa casa e beh, era molto esplicativa di quello che poi andrò a raccontarvi. Quindi facciamo un piccolo passaggio su tutti i personaggi, va bene? Così facciamo anche dei piccoli spoiler. Partiamo da Malachi, il patriarca di casa Jared. Perfetto. Il intransigente, assolutamente ferreo, e considerava suo figlio Iram, visto che era partito per l'est nonostante lui non fosse d'accordo, come morto. Cioè, letteralmente lui diceva: ah, non so chi sia questa persona in casa mia perché mio figlio è già morto da tanti anni. Una bella persona, una persona proprio amorevole. Temperance, la madre, che è sempre stata quella che ha tentato di mediare tra Malachi e il resto della famiglia, di sistemare un pochettino i rapporti con appunto questo padre padrone che era di casa di Jared, non che le altre famiglie fossero messe meglio, però Malachi era particolarmente intransigente. Beh, dopodiché c'era Shoshanna, una delle sorelle di Iram, che aveva perso il bambino ed era tornata nella casa insieme al marito David, di cui tra l'altro poco durante l'evento si scoprì che era stato colpa sua se le aveva perso il bambino, perché letteralmente l'aveva picchiata. Ora ci tengo a fare delle precisazioni per YouTube che parte con l'algoritmo, tutta roba finzione, per favore, per favore. Sta di fatto che per colpa delle percosse del marito, ovviamente lei aveva avuto dei problemi, aveva perso il bambino. Zam. E anche a quello io, quando l'avevo scoperto in personaggio, in gioco, non potevo fare nulla perché Iram era una persona alla fin fine buona, che non voleva usare la violenza, voleva far ragionare le persone. E quindi si ritrovava un problema, perché in verità poi invece David non era una persona violenta da quel punto di vista. E tra l'altro era stata perdonata dai cani, perché si era confessata ai cani. E i cani l'avevano perdonata e hanno detto: va bene, basta che paghi una penale praticamente. Insomma, un bel posto dove vivere. Poi parliamo di Clarissa. Anche Clarissa era incinta invece e stava nella casa di Aaron, ma anche lei subiva dei maltrattamenti, quindi ottimo, un'altra donna della famiglia soddisfatta. Dopodiché c'erano Jacob e Fidelia, che erano fratello e sorella molto legati, veramente tanto legati, troppo, troppo legati.
andavano a letto insieme. Va bene, andavano a letto insieme, c'era un rapporto incestuoso. Tant'è che Temperance, la madre, sapendolo, li aveva divisi. Li aveva divisi facendogli contrarre due matrimoni separati in modo da cercare di quietare le malelingue e ovviamente sistemare la cosa, piazzando Jacob con un'altra donna che era malata e quindi era pure... si diceva presa dai demoni, perché ovviamente in un'ambientazione del genere anche la malattia viene considerata come causata dai demoni, causata dai peccati, e dall'altra parte invece Fidelia era finita come seconda moglie di un uomo decisamente più anziano. Tra l'altro qui a fianco vi sto facendo vedere le foto del felice matrimonio, dove erano veramente, veramente felici, assolutamente non c'era nessuna forzatura in tutto questo, è stato veramente un matrimonio bellissimo. No, non lo era, era tragico. E infatti Fidelia, poco più tardi, tentò il suicidio. Tentò il suicidio con del veleno e venne salvata, sempre qui nelle foto di riferimento dei momenti in cui si scopre il fattaccio, e ovviamente rischiò di uscire questo problema del rapporto incestuoso. Rapporto incestuoso che poteva portare veramente alla condanna da parte dei cani, perché erano lì proprio per questo genere di peccati, e anche per altre, soprattutto per capire se il sovrintendente che era stato trovato morto in peccato fosse un suicidio o un omicidio il suo. E quindi ovviamente c'era anche una certa paranoia, e si stava cercando chiunque avesse commesso qualcosa, avesse qualche peccato dentro di sé. Quindi questa era una situazione fantastica. E poi c'era Sara. Sara era una patata. Sara era scappata per amore con Jonathan, un personaggio della famiglia Bradford, che praticamente l'aveva portata con sé, l'aveva rapita di notte. Semplicemente non è che l'ha rapita e sono scappati, no, l'ha presa e l'ha portata in casa sua. Cioè, semplicemente ha voluto anticipare i tempi perché temeva che Malachi gli dicesse di no, o la maltrattasse o altre cose. Quindi ci aveva ragione, in pratica ci aveva ragione Jonathan, ci aveva assolutamente ragione, ma ovviamente in una società così stretta, precisa e tutto il resto, non poteva assolutamente andare bene. Tant'è che io da background, il mio personaggio aveva cercato di fermarli, e di tutta risposta Jonathan gentilmente l'aveva menato fraintendendo la situazione. Però in realtà questa cosa poi in gioco si era ovviamente risolta, perché Hiram era una persona buona, e loro avevano capito che con Hiram potevano cercare di trovare una mediazione con il padre Malachi. E ben ritrovata, felicitazioni. Padre Malachi chiese a Hiram di sì, trovare un accordo con i Bradford per Sara e Jonathan. Perfetto, Jonathan poteva sposare Sara e poteva rimanere lì a Eden Gate. Lì il resto della famiglia Bradford però doveva andarsene. Praticamente voleva barattare, da bastardo, perché Malachi era proprio, odiava i Bradford e McClory, che erano queste due famiglie venute dall'est, e praticamente voleva che venissero sbattute fuori. E sempre queste foto del matrimonio, sempre allegrissimo, potete notare la felicità, soprattutto di Jonathan Bradford, che praticamente si è reso conto che con il suo matrimonio, con la sua fughetta d'amore, letteralmente aveva condannato la famiglia ad abbandonare tutto quello che aveva creato, costruito in quegli ultimi anni e andarsene. Quindi una situazione bellissima. Ovviamente c'erano anche altre, la zia Marta che anche lei veniva menata dal marito, veniva picchiata ed era scappata, aveva chiesto ospitalità in un'altra casa in paese, creando uno scandalo. Insomma, quello che praticamente facevo come era mediare tra tutte queste persone, e ovviamente vedevo che tutte queste persone soffrivano. C'era anche Helen, mia moglie, che soffriva, soprattutto perché aveva capito che io avevo avuto una storia con Madeleine. C'è stata tra l'altro una bellissima scena dove ci siamo al banchetto del matrimonio ritrovati ad essere io, Helen, uno a fianco all'altro, giustamente, e davanti a noi che si era seduta Madeleine e il marito. E visto che Helen già sospettava, mentre mangiavamo, facendosi sentire appositamente, praticamente mi aveva detto di come avessi dei begli occhi. E mi fissava, come cercare un mio momento di debolezza, e diceva che avevo dei begli occhi. Ovviamente
perché lei sapeva e che cosa c'era stato e quindi stava cercando di spingermi. E ovviamente mi aveva spinto, mi aveva portato il personaggio, appunto, ripeto, nuovamente, era una persona buona, che non voleva far soffrire nessuno, cercava di non far soffrire nessuno, aveva fatto degli errori, ma cercava di non far soffrire nessuno, non poté che confessare alla moglie e promettere che non si sarebbe più ripetuto nulla di questo, eccetera, eccetera. E ci credeva. Dall'altra parte però non poteva in nessun modo evitare di preoccuparsi per Madeleine, quindi preoccuparsi per il possibile figlio già in vita, ma malato di piaga, il possibile figlio nascituro. E ovviamente lei, Madeleine, perché era malata di piaga rossa. Insomma, si era creduta che era una situazione veramente tesa, veramente tanto tesa. E soprattutto quello che vedeva Hiram in tutto questo era che, quantomeno dal mio punto di vista, il problema di tutto quello che stava succedendo a Eden Gate alla fin fine erano l'amore praticamente negato o brutalizzato, cioè tutte quelle persone, quelle relazioni che erano state, quei matrimoni che erano stati resi obbligatori, costretti o semplicemente taciuti, e quindi sulle violenze di coppia, eccetera, eccetera. Comunque tutte le violenze legate all'amore, cioè non lasciare la possibilità di amare chi si voleva e sposarsi con chi si voleva, aveva scatenato i demoni a Eden Gate. E questo me l'aveva detto Madeleine, mi aveva man mano anticipato questa cosa, che lei sapeva cosa bisognava fare, lei sapeva qual era la cosa giusta da fare e voleva che io fossi con lei quando fosse arrivato il momento. E quindi io durante la giornata ho passato tutta questa cosa di tormento interiore del ma sarà la cosa giusta, ma che cosa sta proponendo, che cos'è la cosa giusta, tutta questa sofferenza perché è accettata dal re della vita, insomma avevo i miei vari traumi interni. Ma alla fine decisi di accettare la proposta di Madeleine, quella sera, sabato sera, dove praticamente mentre stava avvenendo una parte c'era la messa con i cani che tenevano la messa e stavano anche facendo un esorcismo per alcune persone che avevano tradito e li stavano punendo, questa visione ulteriormente dei cani che erano venuti lì solo per punire le persone che avevano subito le violenze o che semplicemente stavano cercando di un po' di amore, quindi scappando da una relazione problematica che non funzionava, questo genere di cose, a quel punto va bene, decise di dire a Madeleine, ok, raccontami, dimmi qual è la tua verità. E in linguaggio di metagioco, in quell'evento, l'evento di Eden Gate, praticamente io sapevo benissimo che dicendogli sono pronto ad ascoltare la tua verità, io in realtà gli stavo dicendo va bene, sono pronto a entrare nel tuo culto. Ora, specifichiamo una cosa, i culti a Eden Gate non erano una roba da cultisti con satanici, anche se, ma questo ve lo racconterò prossimamente. Semplicemente era una diversa visione della fede, cioè non era un negare la fede nel re della vita, ma era semplicemente un sì, c'è la legge del re della vita, ma è stata mal interpretata e bisogna in realtà interpretarla così, praticamente un pochettino prendere quello che c'è già scritto di regole e semplicemente adattarlo alla propria visione. E Madeleine, ve l'ho già fatto all'inizio questo discorso, è spoiler, quindi fate attenzione, Madeleine era una delle streghe, nel senso che era una delle persone a capo di un culto, era una persona a capo di un culto, e il suo culto era letteralmente quello del vero amore. Letteralmente, lei spronava semplicemente a trovare e a seguire il vero amore, che comunque risponde a quello che sono le richieste del re della vita, di amare, prosperare, figliare, eccetera, eccetera, semplicemente seguendo l'amore, non seguendo altri principi che portano alla sofferenza tra le persone. Quindi quella, per esempio, ovviamente lei aveva fatto leva sul fatto che noi due non ci eravamo potuti sposare al tempo perché c'era stato negato dagli anziani del villaggio. Va bene. Io gli avevo detto di sì, e quindi ci riunimmo, la congrega si riunì. Fu quel momento che capì che praticamente eravamo la congrega delle mammine pancine, nel senso che
c'erano dentro metà della mia famiglia, c'era Shoshanna, c'era Clarissa, c'era Fidelia, erano presenti tutte e tre loro, più io, eravamo quattro della famiglia di Jared, quindi ok, eravamo veramente in tanti, quindi eravamo praticamente un gruppo, per capirci, perché le chiamo le mammine pancine, o come in realtà questo video si chiamerà, Desperate Housewife, perché erano quasi tutte donne, a parte me e Zaccaria, che era l'unico altro uomo all'interno, più c'era un altro personaggio, ma in realtà era un NPC, era il nostro, era una persona di staff, il nostro NPC di riferimento, che era stato un po' il motore per la scena che adesso vi racconterò. Praticamente erano tutte donne, tutte donne, e eravamo condannati, cioè nel senso, erano tutte donne e non avevamo armi. Sì, qualcosa puntavamo a recuperare, qualcosa avevano recuperato grazie a questo personaggio che era un mercante che aveva portato delle armi, ma in definitiva eravamo proprio un gruppo, proprio viva l'amore, ma viva l'amore a basso l'odio, però in una situazione dove si stava venendo praticamente a creare una tensione all'interno dell'evento, praticamente dello spararsi a vista. No bueno, no bueno. Ma di base, ovviamente, il mio personaggio era lì con l'idea del c'è bisogno di cambiare qualcosa, ma non bisogna fare del male alle persone, bisogna semplicemente convincere che è stato fatto un errore e bisogna risolvere quell'errore. Cioè, letteralmente era buono, ma così non era per gli altri. Scoprì in quel momento, ci eravamo radunati, che avevano praticamente attirato e adescato una persona, un viaggiatore, che viaggiava tra i vari rami e in quel momento era in Endgate, praticamente che aveva portato alla morte di una donna, appunto perché muovendo la violenza. Sempre quello era il discorso, ovviamente era il tema portante di quel gruppo. Quindi l'aveva portato violenza e questo l'aveva ucciso questa donna. E volevano usare lui come esempio lampante per iniziare. Quindi quello che si fece fu attirarlo e manco fosse Giulio Cesare alle Idi di marzo, venne pugnalato a morte da tutti i presenti tranne me e mia sorella Fidelia. Noi eravamo lì del... si vedeva chiaramente, gli altri erano convintissimi, mentre io e lei eravamo proprio lì del... che cazzata che abbiamo fatto? Oh no, non era quello che volevamo. Mannaggia. E quindi noi non volevamo, non abbiamo neanche partecipato all'omicidio di questa persona, di cui tra l'altro poi è stato ucciso, preso il sangue e... vabbè, manco la piaga d'Egitto, le donne hanno preso il sangue, ognuno un pochettino del sangue per marchiare le case dove secondo loro erano presenti i demoni, che ovviamente erano dentro quei mariti, padri violenti che avevano portato a tutti quei problemi e che secondo loro erano la vera causa del male di Endgate. E quindi volevano andare in giro a marchiare manco appunto le piaghe d'Egitto con la morte dei primigeniti. Quindi bene, bene così. E in quel momento io mi resi conto che oh no, che panico, io non ero pronto per una cosa del genere, tant'è che infatti vomitai, o meglio finsi di vomitare per la scena dell'omicidio, perché Iram non era una persona violenta, non era una persona che voleva fare quello, ma ormai il dado era tratto. Cito Giulio Cesare perché già ho citato la morte per pugnalate delle Idi di marzo, del poveretto che poveretto no, perché era comunque uno stronzo, ma comunque della persona che era stata praticamente macellata davanti a noi. La situazione iniziava ad essere tesa nel villaggio, ma quello che poi sarebbe successo nel terzo atto di questo dramma, la mattina di domenica, beh, di questo ve ne racconterò nel prossimo episodio. Quindi spero che questo episodio vi sia piaciuto, è venuto lunghissimo, spero comunque che vi sia piaciuto. Io qui a fianco metterò un sacco di immagini un po' per
intervallare, allestire, spero che siano bastate per godersi il tutto. In ogni caso spero che vi sia piaciuto questo video, nel caso lasciate qui sotto i commenti, qui a fianco come sempre potete trovare tutti i contatti per il Patreon, per il nostro per altre playlist, di altre cose, gli altri video di Urolate, quindi se vi va andate assolutamente a vedere di cosa si tratta, se volete supportare il canale eccetera eccetera. Qui sotto i commenti invece vi chiedo un pochettino un parere, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, cosa ne pensate. Detto questo, noi ci vediamo nel prossimo video e fate attenzione, mi raccomando, non dite mai di sì, perché sennò vi ritrovate nel corpo delle mammine pancine ma killer, quindi fate attenzione. Alla prossima, ciao bye guys.